Nico, colonna. Ciao. Nome, nome, come si dice, cioè la colonna di Smemoranda. Così dicono in giro. No, così dicono, ci sei da sempre. Beh, da sempre, sempre, sempre. In parte perché i primi 2 o 3 anni della storia di Smemoranda erano una storia di cooperativa legata al movimento degli studenti milanesi degli anni 70, quindi era una dimensione più collettiva. Con i primi anni 80 abbiamo cercato di far diventare la Smemoranda un piccolo grande fenomeno e direi che dopo 39 edizioni, questa che presentiamo è la 39esima edizione di Smemoranda, siamo molto contenti. Beh, insomma, poi intorno, quando si diventano i 40 anni splendidi, quindi... L'anno prossimo sarà un anniversario particolare perché, come dicevi, è la 40esima edizione la prossima, quindi cominciamo a elucubrare, a pensare a qualcosa di strano, però adesso è ancora presto, ne parleremo più o meno tra un anno. Però un po' conoscendovi, un po' presto non si può molto dire, perché voi cominciate molto prima a lavorare. Quando noi vediamo la Smemoranda, ce la date in mano, in realtà quanto tempo allora, ci state lavorando? Noi cominciamo a lavorare in autunno, intorno a novembre cominciamo a discutere, a litigare, ad accapigliarci o a trovare subito l'intesa su quello che è il tema dell'anno, su quelli che sono potenziali collaboratori nuovi, e da lì parte tutta la strada. Ti faccio un esempio concreto: più o meno a novembre-dicembre dello scorso anno leggo e seguo, pur non essendo un appassionato di automobilismo, di questo ragazzino 17enne senza patente che correva in Formula 1, Max Verstappen. E mi incuriosisce questa cosa, perché uno che non ha la patente e poi salta su un bolide e comincia a girare a 350 all'ora è un fenomeno, è un piccolo fenomeno. Allora, tramite una nostra amica che segue l'automobilismo, Arianna, abbiamo cercato di contattarlo e con un po' di tempo a disposizione ci siamo riusciti, e quest'anno è uno dei giovani nuovi collaboratori. Senti. Ed è una cosa che a me personalmente mi riempie d'orgoglio. Poi, tra l'altro, certo, appena uscita la nuova Smemo, lui ha vinto il suo primo Gran Premio. Quindi gli avete portato anche bene. Gli ha portato un po' di culo. Dai, senti, a Milano, quando una persona un po', diciamo, naif, diciamo che lì è un artista, come si fa ad andare d'accordo con così tanti artisti? Perché collaborano con Smemoranda e collaborano con te in vari modi da tantissimi anni, tanti artisti. E quello che si è creato attorno a Smemoranda è un mondo molto particolare. Noi abbiamo tentato negli anni, cominciato con una decina di collaboratori, poi 20, adesso siamo arrivati a 100 persone che scrivono disegno o disegnano. Abbiamo cercato sempre di creare un rapporto positivo e non solo professionale, ovviamente anche, ma molti, anzi quasi tutti i collaboratori di Smemoranda mantengono anche un rapporto di amicizia, di simpatia, di frequentazioni, a prescindere dall'uscita dell'agenda. E questo ha permesso negli anni intanto di non litigare mai, che è una specie di miracolo a Milano, ma soprattutto di avere un rapporto bello, per cui poi vai ai concerti a vedere Lorenzo, Luciano, Giovanotti, Ligabue, oppure vai a vedere le partite di calcio. L'anno scorso, 2 anni fa, c'era Ranocchia, quest'anno abbiamo Donnarumma, che praticamente è un campione in erba che è contemporaneamente anche target, perché ha 19 anni appena compiuti, quindi c'è questo gran casino molto divertente. Sul mondo comico esiste un rapporto storico legato in particolare, ma non solo, ai comici di Zeli. Poi alcuni grandi comici sono stati i nostri testimoni, ad Albanese, a Checco Zalone, a Claudio Bisio. Cioè, Claudio Bisio addirittura veniva a scuola con me, ci accapigliavamo, perché io sono uno dei pochi a aver visto Claudio Bisio con i capelli fatto quasi biondi. Addirittura. Senti, si può dire che la Smemo sia una storia milanese, perché è nata a Milano, ma stranamente con le cose fighette di Milano non c'entra niente, forse per quello che è andata molto oltre Milano. Noi abbiamo sempre tentato di non farci mai condizionare dalle mode, ovviamente teniamo presente quello che è il contesto socio-culturale, eccetera, eccetera. Però abbiamo sempre cercato di avere una dimensione nostra, a volte anche andando, per esempio mi ricordo nei tempi della Milano da bere, andando pesantemente controcorrente. Questo ha premiato, perché comunque la Smemo è riuscita anche a trasmettere, oltre che
un oggetto da utilizzare, anzi i nostri consumatori normalmente lo consumano più che nel vero senso della parola. Abbiamo sempre comunque tentato di trasmettere anche dei valori che non necessariamente erano i valori di moda, anzi in molti casi non erano più neanche considerati di moda, per cui noi abbiamo sempre creduto che il mondo dovesse vivere in pace anche quando si facevano le guerre. O per fortuna ora non se ne fanno più, ma non se ne fanno più in teoria. Abbiamo sempre predicato tolleranza e solidarietà anche quando ci si accapigliava contro il nero di turno o contro l'emarginato di turno, per cui noi siamo andati avanti più o meno coerentemente, credo, con la nostra cultura, la nostra storia, regalando valori e mettendo in mano ai ragazzi un oggetto nel quale probabilmente ci si riconosceva anche, c'era una dimensione utilitaristica, chiamiamola così, ma anche di un mondo che bene o male rimaneva assieme attraverso queste cose. E credo che, essendo passate quasi 7 generazioni di studenti sotto le grinfie di Smemoranda, credo che questo percorso è stato un bel percorso. Io sono stato bambino prima di Smemoranda e mi ricordo che c'erano il diario per i maschi e il diario delle femmine. Smemoranda è invece unisex. Allora, noi abbiamo, quando tanti anni fa siamo partiti, abbiamo pensato di realizzare un oggetto che non c'era, ma anche perché noi eravamo ancora consumatori, per cui eravamo in prima persona produttore e consumatore. E abbiamo pensato, a oltre ai valori di cui parlavo prima, a un utilizzo che non era contemplato. Ti faccio un esempio stupido oggi, ma che allora era pesantemente rivoluzionario. Noi abbiamo inserito il quadretto in una cosa su cui si scrive. Quando nacque Smemoranda, e anche per i primi anni, finché non siamo stati in grado di determinare noi una moda, si scriveva sulle righe e si facevano i punti o i disegni sui quadretti. Certo. E questo voleva dire dare molto più spazio alla creatività, all'autogestione dell'oggetto diario, dell'oggetto alla gente. Abbiamo inserito un libro praticamente all'interno del diario e l'abbiamo fatto durare 16 mesi, quindi regalando anche 4 mesi, anzi 6 mesi in più di quello che era l'utilizzo che per un normale diario di scuola. Poi negli anni ci siamo evoluti e siamo diventati meno libro, più magazine, oggi siamo più internet e meno giornale, abbiamo inserito foto, cioè siamo cresciuti più che ci siamo evoluti, siamo cresciuti insieme a quelle che sono state poi negli anni le modifiche socio-culturali di questo paese. Nella nostra coerenza, questo credo che un po' tutti ce lo riconoscano, comunque noi siamo questa cosa qua. C'è stato un momento in cui hai capito che stava veramente diventando una cosa grande, questa idea di alcuni ragazzi? Più o meno a metà, nella seconda metà degli anni Ottanta, è coinciso il fatto che noi da soli, la vecchia cooperativa, non eravamo più in grado di reggere lo sforzo sia distributivo che commerciale. Ci siamo affidati a un primo distributore e la cosa divertente è che stampavi 100 e vendevi 100, stampavi 200 e vendevi 200. In tutte le situazioni in cui, tolta Milano, Torino, e Bologna e l'Emilia, che erano un triangolo industriale per la nostra crescita in quegli anni, dovunque arrivavi vendevi e piaceva. A quel punto abbiamo cominciato a pensare che era il caso di strutturarci in maniera più organica per soddisfare quella che era la domanda, che era sempre più massiccia da parte non solo dei ragazzi, perché noi parliamo tanto di scuola, ma oggi la Smemo, come allora, è usata tanto nella scuola, ma anche per chi lavora, studia. Infatti sono diverse versioni, diversi formati. Infatti dura più di un anno, quelle di prima duravano solo il tempo della scuola. Sì, noi abbiamo inventato questo meccanismo del 16 mesi prima, esatto. E dei contenuti, del quadretto,
delle copertine rigide in balacron che resistessero agli urti della vita. Abbiamo inserito collaboratori, cioè c'è stato tutto un progetto editoriale che è cresciuto insieme a noi e che è piaciuto e che oggi è scopiazzato a più non posso. Abbiamo tentato anche di usare delle carte non inquinanti per realizzare la Smemo e da ormai qualche anno, su questo purtroppo non ci ha copiato nessuno, piantiamo 186.000 alberi in 5 che stanno diventando 6 boschi su terreni demaniali, questo ci tengo a sottolinearlo, non sono terreni nostri, ma sono terreni di tutti, nella provincia di Pavia, al confine con Milano, lungo il Po. Praticamente ci sono andato di recente a vederli con Gino e Michele, e è commovente perché 186.000 alberi quasi arrivi a Piacenza da Pavia e regalano ossigeno, l'avrebbero regalato anche se li piantavamo in Brasile. Però ci è piaciuto, è stato più bello e secondo me anche più corretto piantarli a Milano in un'area pubblica, quindi patrimonio di tutti, eccetera eccetera. E su questo purtroppo sottolineo non ci ha copiato nessuno. Senti, una delle cose del vostro gruppo, oltre alla forte appartenenza che si sente, è anche la grande presenza, cioè comunque se ci sono iniziative di valore voi comunque ci siete. Ed è una cosa che vi fa molto onore. Grazie. È venuta normale? È venuta normale perché è un po' del nostro DNA. Noi abbiamo sempre tentato, parallelamente a quella che poteva essere l'attività imprenditoriale, commerciale, eccetera, di tenere vivi, come ti dicevo, dei valori, ma anche di tentare di essere socialmente utili. Per cui in questi 40 anni, che poi in realtà sono un po' di meno, abbiamo tentato di fare di tutto e di più. Abbiamo dato vita ai primi anni 90 un'associazione contro il razzismo, per dire, in quei tempi lì. Ma anche sempre le sponsorizzazioni a tutte le cose benefiche, abbiamo ci siete sempre. Abbiamo sponsorizzato un sacco di artisti e abbiamo sponsorizzato, anche se il termine in questo caso non è proprio, una serie di associazioni umanitarie, prima fra tutte Emergency, con la quale facciamo sempre un sacco di cose. Abbiamo una fondazione che ha sostenuto la nascita del progetto Italia, del programma Italia di Emergency, perché purtroppo le nuove povertà ci sono anche tanto in Italia e non riguardano solo i fenomeni migratori ma anche i residenti. L'altro giorno ho sentito Gino Strada e ha sottolineato come in Italia ormai diversi milioni di italiani non hanno i soldi per curarsi, soprattutto ovviamente le cure più costose o gli esami più costosi o mettere a posto i denti, uno oramai, se non c'è i soldi rinvia per anni e anni prima di... Poi il problema non risolve perché non ne ha più. Esatto. E quindi noi nel nostro DNA abbiamo questa attenzione al sociale, oltre che al culturale, allo spettacolare, eccetera, eccetera, per cui ci siamo impegnati dall'Italia al Brasile a dare la nostra mano, a cercare di rendere utile quanto di utile arrivava dal mondo Smemo anche per sostenere queste attività verso i più poveri, verso i più sfigati, verso i più marginati, eccetera, eccetera. Ci consideriamo dei privilegiati e il fatto di fare queste cose ci rende contenti, felici. Senti, prima parlavamo di appartenenza, arrivando un po' ai giorni nostri, alla grande passione comune che è quella del calcio, in questo caso dell'Inter, perché non esiste più l'appartenenza? Forse se anche a me offrissero 10 milioni di euro, benché DNA nerazzurro, forse andrei a giocare anche per i maledetti odiati Gobbi. Però, l'appartenenza, si baciano le maglie, sì. E poi il giorno dopo si scappa. perché il denaro ha questa capacità. Sono anche tanti, c'è da dire che sono anche tanti. Grosse, eccetera. Secondo me ci sono delle figure che invece questo senso di appartenenza lo hanno mantenuto. E lo dico in maniera abbastanza trasversale, perché parlo, che ne so, di Facchetti o Zanetti dell'Inter, di Maldini per il Milan, di Del Piero per la Juventus, che pur di non giocare con squadre di... Ma anche Totti stesso. Totti stesso. Hanno preferito rimanere in Italia con la loro squadra, eccetera.
è un po' il vizio del professionismo. Tu sai che io per un periodo, finché mi è stato possibile, Moratti Massimo mi ha onorato del fatto di fare un image maker dell'Inter. Io non l'avrei fatto per altre cose. Se non sbaglio, il logo è anche arrivato. Quello del centenario, quello del centenario, sì. Quello è quello dove c'è scritto Inter 1908, quello l'ho disegnato, l'ho realizzato io. Beh, bella soddisfazione per un po' nero azzurro. È una soddisfazione, molto di più. Molto di più di una soddisfazione. Però io non l'avrei fatto se mi avesse chiamato da Torino, per esempio. Se mi avessero chiamato da Torino non l'avrei fatto. Ma forse sbaglio io, perché sono ancora romantico, usiamo, mettiamo tra virgolette questo termine. Però è il professionismo va in quella direzione e poi dipende dall'individualità, il soggetto che è disposto a, tra virgolette, tradire la propria maglia per un cospicuo ingaggio e chi no. Io ammiro più il chi no, certo. Ma però capisco anche chi sì, perché siamo d'altronde 2016. Certo, poco comunque non li pagano lo stesso, però quando ti danno tre volte quello che guadagni, che è già tanto, probabilmente. E invece questa... La chiamo avidità, però c'è chi ci tiene particolarmente per giocare a pallone, per a guadagnare molto molto di più di quello che... E forse perché hanno donne costose, anche, famiglie numerose, anche hobby costose, per cui... Sono più romantico. E per rimanere un attimo in questa cosa, cosa pensi? L'Inter è diventata cinese, il Milan non si sa, anche se mi sembra una roba un po' fumosa. Dovrebbe essere cinese. Beh, la battuta è che le nuove sedi saranno in Paolo Sarto. Quello che invece è dato vero è che in un mondo assolutamente globalizzato succedono queste cose. L'Inghilterra, che ha una capacità di spesa molto superiore alle squadre di calcio italiane, credo che tutte le squadre inglesi più importanti siano di proprietà. Loro hanno preso il primo giro, forse quello più russo, eccetera. Noi arriviamo sempre un po' dopo e stiamo prendendo il giro della potenza economica cinese. Purtroppo, per fortuna, sono cose che forse sono inevitabili. Io rimango molto legato, e lo ringrazierò finché campo, a Massimo Moratti, perché è un po' la testa, tra virgolette, romantica, come dicevo prima, lui ce l'aveva molto più di noi anche. Beh, possiamo confidare nel prossimo giro a Mao. Rimane un nome. Ah già, è vero, è vero. Senti, possiamo tranquillizzare che la smemoranta cinese non ci sarà? No, non c'è, una versione in cinese non l'abbiamo ancora prevista, anzi, la memoranda è realizzata al 100% in Italia, cosa non da poco, carte ecologiche, piantiamo gli alberi, quindi anche su questo abbiamo cercato di trasmettere, come possiamo dire, dei valori forti, almeno finché ci riusciamo e reggiamo, vorrei mantenere questo tipo di caratteristiche e di DNA, però è tutto in italiano. Senti, per chiudere, essendo uno che è stato sempre dall'altra parte, vi devo ringraziare, perché la coerenza che avete avuto in questi anni veramente è un grande valore. Grazie. Non siamo più abituati, dovremmo forse parlare di più di queste aziende coerenti, perché sai, se no quest'Italia se ne va. Forse noi non nasciamo imprenditori e lo siamo diventati, e quindi il cinismo, come lo chiamano, imprenditoriale ci manca. Beh, però avete avuto successo, avete comunque avuto il benessere, quindi si può farlo anche senza cinismo. Ecco, questo forse è il messaggio che possiamo trasmettere, che si possono realizzare progetti, prodotti di qualità senza necessariamente o dover vendere l'anima. E diciamo l'anima perché siamo gentili. Esatto, infatti visto che sono rimasto lì un attimo su vendere l'anima e mantenendo più o meno inalterati una serie di valori che sono importanti, perché comunque io penso che dire ai giovani una barzelletta e una scoreggia, o dirgli impegnati per la pace e per la solidarietà in maniera divertente, perché noi non siamo la Treccani, siamo la Smemoranda, per cui cerchiamo di essere ironici, di far ridere, però cercando di mantenere all'interno delle nostre pagine anche un po' di impegno intelligente, di ironia, di simpatia,
anche di cazzeggio quando serve. E serve anche. E serve spesso. E per cui... Mo, questa, grazie, questa, e per cui grazie. Queste sono le 39esime edizioni. A presto. Ciao, grazie, un abbraccione.